questi sono momenti importanti. Inaugurare una piazza, dedicarla agli alpini, in questo caso al 7° Reggimento Alpini, vuol dire ricordare da una parte, ma anche proprio costruire la memoria e il futuro. Un mondo di valori ed identità che ha come emblema la penna nera. A centinaia se ne sono viste sabato 6 maggio a Valdobbiadene per il conferimento della cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini per la grande umanità dimostrata nelle missioni internazionali di pace, per le azioni di solidarietà compiute negli interventi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, testimoniando in ogni circostanza da oltre 100 anni le elette virtù delle genti della Valle del Piave. La cerimonia ufficiale, dopo l'onore ai caduti, è proseguita con lo scoprimento del cippo e l'intitolazione al 7° Reggimento della nuova piazza situata davanti alla Cittadella della Salute. Perché le giovani generazioni abbiano a memoria quello che è stato fatto, ma non quello solo in termini di forza, di impegno, ma anche soprattutto e fondamentalmente di valori e di identità. Perché per noi gli alpini rappresentano un po' tutto, rappresentano la storia dei 100 anni del nostro ricorrenza di quest'anno, rappresentano tutto quanto hanno fatto nella loro storia, perché qualsiasi momento tragico o storico che noi abbiamo attraversato la nostra patria, erano sempre presenti. Intitolare una piazza, una via, significa dire a chi passerà domani che qui c'è un legame forte tra gli alpini e questa terra, ed è molto significativo che si faccia in questo centenario. In queste ore c'erano le battaglie dell'Isonzo e poi la disfatta di Caporetto. Allora l'Italia si risollevò, è un monito anche per noi oggi. Oggi è un giorno importante per la città di Valdobbiadene. Abbiamo conferito la cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini su richiesta della sezione Alpini di Valdobbiadene. E infine abbiamo inaugurato e intitolato questa piazza al 7° Reggimento Alpini e un po' a tutti gli alpini d'Italia, gli alpini che sono stati e gli alpini speriamo che saranno in futuro. E abbiamo voluto lasciare un segno a futura memoria per i giovani, perché possano crescere e imparare dalla propria famiglia, dalla propria scuola e dalla comunità quelle che sono le virtù elette della gente della Valle del Piave, che fa parte della citazione con la quale è stata concessa la cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini. Ecco, questo vogliamo che rimanga nei giovani, e noi adulti dobbiamo sempre interrogarci per capire se veramente insegniamo e trasmettiamo queste virtù elette delle genti della Valle del Piave. Evviva gli alpini, evviva l'Italia, evviva Valdobbiadene.